Allora, facciamo un esercizio con il modello per i grandi segnali. Quindi mettiamo qua un generatore. Il diodo e una resistenza di carico. Quindi immaginiamo che V sia la tensione ai capi del diodo, che I sia la corrente, e immaginiamo per il momento che Vs sia costante, quindi pari a 3 volt. R 1 kilo e per il diodo usiamo il modello per i grandi segnali che ha bisogno di due parametri. La V gamma, prendiamo 0,6 volt, e la resistenza del diodo quando conduce, che immaginiamo sia 50 ohm. Va bene? Quindi no, a questo punto possiamo andare a risolvere questo sistema che è lineare a tratti, come è lineare a tratti la caratteristica del diodo, per trovare la corrente nella maglia e quindi la tensione ai capi del diodo. Allora, com'è che si procede? Non è che c'è molto da fare, abbiamo visto già la procedura, no? Bisogna partire facendo un'ipotesi sullo stato del diodo. Quindi noi possiamo dire il diodo è in conduzione o è in interdizione. Immaginiamo che, vabbè, sì, facciamo l'ipotesi sbagliata. Immaginiamo che V sia minore di V gamma. Giusto per vedere che cosa succede quando si fa l'ipotesi sbagliata, quindi V minore V gamma vuol dire che la corrente è uguale a 0. Allora, se la corrente è uguale a 0, noi possiamo dire che la vabbè, abbiamo risolto tutto. La caduta di tensione sulla resistenza del carico ovviamente è nulla e possiamo ricavare quanto vale V, perché V vale Vs meno la tensione capi la resistenza che è 0, quindi vale Vs. Questa è la conclusione. A questo punto dobbiamo fare la verifica. È vera l'ipotesi iniziale? Ovviamente no, perché Vs è 3 volt, quindi non è minore di V gamma. Punto interrogativo, risposta no. E quindi la prima ipotesi non va bene. D'accordo? Quindi facciamo l'ipotesi, abbiamo il sistema lineare, risolviamo, e la risoluzione è U uguale a 0 e V uguale a Vs, che è 3 volt però, e quindi non va bene. Vedete, quindi questa ipotesi è sbagliata non tanto qualitativamente, ma quantitativamente, no? Perché se Vs fosse stato piccola, tipo se Vs fosse stata 0,3 volt, allora avremmo avuto Vs minore di V gamma, quindi l'ipotesi sarebbe stata soddisfatta. D'accordo? Quindi non... Questa cosa di fare l'ipotesi e verificare non è una proprietà, come dire, automatica, banalmente verificabile del circuito, dipende anche dai numeri, ok? Quindi questa ipotesi non va bene e allora rimaniamo per forza con l'altra ipotesi. In questo caso sono soltanto due le cose disponibili. Scusate, si è saltato il tutto, faccio la prima verifica. V minore di V gamma, riscrivo un secondo, I uguale a 0, V uguale a Vs che è uguale a 3 volt, che è minore di V gamma, no. Ora dobbiamo fare la seconda ipotesi. La seconda ipotesi è per esempio V maggiore di V gamma. Allora, se V è maggiore di V gamma, a quel punto possiamo sostituire all'espressione I
uguale V meno V gamma diviso RD. Ricordate l'espressione? E quindi si può fare il calcolo. Quello che conviene fare è sostituire al diodo il suo circuito equivalente e risolvere l'equazione alla maglia. Quindi facciamolo insieme. Allora, facciamolo insieme, quindi cosa vuol dire? Vuol dire prendiamo VS, poi al posto del diodo qua rappresentiamo il circuito equivalente. Vi ricordate, era una batteria di valore V gamma, inserire una resistenza RD e poi la resistenza di carico. Quindi questa qua è la tensione V ai capi del diodo, e la corrente è questa. Vedete, a questo punto è facile calcolare la corrente perché scrivo l'equazione alla maglia. Mi viene VS meno V gamma meno RD più R per I uguale a 0, da cui ricavo I uguale a VS meno V gamma diviso RD più RR, che fa 3 meno 0,6 diviso 1050 ohm, che è uguale a 2,4 diviso 1050 fa 0. Dunque 2,4 diviso 1050 fa 2,4 mA. 2,4 mA. Ora io che verifica devo fare? La verifica che devo fare è I maggiore di 0? Sì. Quindi questa cosa è verificata, no? Che io ho un controllo sulla tensione, non ho un controllo sulla corrente. La situazione analoga a questa può essere calcolare V. V è uguale a V gamma maggiore di RD per I, più RD per I, ovviamente è maggiore di V gamma perché I è positiva. Quindi diciamo che questa. Verificare che la V sia maggiore di V gamma corrisponde a verificare che la I sia maggiore di 0. Quindi a questo punto l'ipotesi è verificata e posso calcolare V, quindi è 0,6 più 50 ohm per 2,4 per 10 alla meno 3 ampere. Quindi 50 per 2,4 fa 120 per 10 alla meno 3, quindi 0,12 più 0,6 fa 0,612 volt. E quindi ho risolto l'espressione. Va bene, così si procede per risolvere il sistema, per risolvere il circuito, che è un sistema non lineare. Va bene, quindi si sfrutta approssimazione lineare a tratti e poi si deve cercare di trovare l'ipotesi giusta del tratto, no? A questo punto la seconda ipotesi era verificata. Ora chiaramente ci si poteva aspettare che l'ipotesi giusta sarebbe stata questa, insomma, più o meno apposta ho preso prima l'ipotesi sbagliata e poi quella giusta. Visto che VS spinge la corrente in senso orario, era ragionevole pensare che la V sarebbe venuta positiva. Okay, quindi, giusto per l'esercizio ho fatto vedere come si fa a verificare con ipotesi non torna. Ok, visto questo è utile vedere un altro tipo di modello equivalente del transistore che si usa molto spesso, che è il modello per i piccoli segnali. Che è anch'essa una linearizzazione della caratteristica del diodo. Ora ve lo presento per il diodo, in generale vale per tutti i dispositivi, quindi li vediamo con un po' più di dettaglio per il diodo perché è più facile, poi in realtà lo vediamo sempre. E quindi anche il modello per i piccoli segnali è una linearizzazione, però mentre il modello per i grandi segnali è una linearizzazione a tratti, questa è un'espansione di Taylor
al primo ordine delle caratteristiche. Quindi un'espansione al primo ordine delle caratteristiche del dispositivo. A che serve un'espansione al primo ordine? E ci sono tanti casi in cui fa comodo. Prendiamo il circuito di prima. Io potrei avere un generatore fatto così, con una parte continua più una parte variabile. Per esempio, una tensione di polarizzazione, una batteria più una tensione variabile, può venire da un microfono, insomma, da quello che volete. E a questo punto io ho una maglia che per comodità è la stessa di prima. Va bene, giusto per fare la cosa più semplice possibile. Quindi questa è la tensione. E questa qua è la corrente. Allora immaginiamo che questa Vs sia costante e la Vs piccola invece sia una tensione fatta così, una specie di Vs di T, sinusoidale, no? Per esempio A per seno di omega T, ok? Dove A è piccolino. Allora, cosa succede nelle caratteristiche? Se vado a disegnare le caratteristiche, vedo una cosa di questo tipo. Allora, caratteristica corrente, tensione. Faccio prima la caratteristica del diodo, facciamola rosso, immaginiamo che sia fatta così, va bene? Quindi questa è la caratteristica del diodo. E poi posso disegnare sopra la retta di carico. Esempio, prendiamo la verde. Per esempio, fatta così. Va bene? Allora, questa retta di carico, questa qui la segno, è la retta di carico. Allora, rappresentiamola quando Vs piccolo è uguale a 0, va bene? Quando Vs piccolo è uguale a 0, a corrente nulla, la V è uguale a Vs, l'abbiamo già visto prima, quindi questa è Vs grande, e questa qui, quando la V è nulla, I è Vs diviso R, quindi questa è Vs diviso R. Ok? Questa è la rete di carico. Se però applico questo generatore sinusoidale, questo generatore variabile, e questa tensione mi cambia. E graficamente io come lo vedo? Lo vedo perché la retta di carico varia. E qui in pratica invece che Vs, l'intersezione sarà Vs grande più Vs piccolo. E quindi varierà. Per esempio, quando Vs piccolo è uguale ad A, no? Quando l'argomento del seno è pi greco mezzi, no? Quindi Vs piccolo è uguale ad A. L'intercetta qui non sarà Vs grande, ma sarà Vs grande più A. Quindi mi viene una retta parallela alla precedente che passa da qui Vs più A e qui è Vs più A diviso R. La pendenza non mi cambia perché la pendenza è meno 1 su R, quindi quella parte rimane costante. Quando Vs piccolo invece è uguale a meno A, qui si passa da Vs meno A, quindi viene così la caratteristica, no? Quindi che cosa vuol dire? Che la soluzione del sistema, il punto di lavoro, in realtà è questo in assenza della parte variabile. In presenza della parte variabile si sposta da questo punto a questo punto, quindi si muove intorno al punto centrale. Va bene? Allora io per abitudine posso chiamare punto di riposo il punto centrale quando le parti variabili sono nulle. Quindi chiamo per esempio questo VQ e IQ. Questo qua diventa il punto di riposo, il punto di lavoro. E poi invece ho una variazione intorno a questo punto. Ecco, il vantaggio è questo: se ho una variazione intorno a questo punto, vedete, e se la variazione è piccola, io posso dire, vabbè, intorno a questo punto approssimo la caratteristica del diodo con la retta tangente alla caratteristica
nel punto di riposo e più o meno sbaglio poco e mi viene un'espressione lineare per cui poi alla fine vado a risolvere un sistema lineare. D'accordo? Quindi in pratica io alla fine scrivo la corrente nel diodo come una parte continua, la corrente di riposo più una parte variabile I, e anche la tensione capi del diodo la scrivo come una parte continua più una parte variabile, e anche la VS totale la scrivo una VS continua più una VS variabile. Quindi come facciamo a fare l'espansione di Taylor al primo ordine? Beh, innanzitutto guardiamo come è fatta la caratteristica. La caratteristica è fatta così: I uguale a IS per E alla VQ, no, per E alla V diviso eta VT meno 1, dove queste sono le quantità totali, giusto? Questa è esattamente questa curva qua. Ora devo fare un'espansione intorno a VQ. Quindi come faccio l'espansione al primo ordine? Allora, espansione al primo ordine. Della caratteristica corrente tensione. Allora, qui cosa faccio? Faccio un'espansione intorno al punto VQ, mi viene I è uguale a I di VQ, più al primo ordine devo fare la derivata di I rispetto a V, calcolata per V uguale a VQ, giusto? Per V meno VQ. Allora, questa qua, I di VQ, è per definizione IQ, quindi qui posso scrivere, porto IQ dall'altra parte dell'uguale, I meno IQ uguale a dei su de V diviso, scusate, calcolata per V uguale VQ, che moltiplica I meno V meno VQ. Allora, questa roba qua l'abbiamo chiamata I piccolo, questa roba qua l'abbiamo chiamata V piccolo. Che cos'è I piccolo e V piccolo? È la variazione della corrente rispetto alla corrente di riposo e V piccolo è la variazione della corrente rispetto alla corrente di riposo. Questa qua invece che cos'è? Questa è la derivata della corrente rispetto alla tensione nel punto di riposo. Dimensionalmente è una conduttanza perché è una corrente diviso una tensione, essendo ottenuta come derivata si chiama conduttanza differenziale e si indica di solito con la lettera G minuscola. Quindi questa è una conduttanza differenziale. Il suo inverso sarebbe dv su di, e quindi sarebbe una resistenza differenziale. Quindi in pratica l'equazione mi diventa I uguale g per v. D'accordo, questa equazione ovviamente ha anche un circuito equivalente. Tutte le equazioni, perché il circuito non è nient'altro che un'equazione in forma grafica ed è semplicemente questa, no? Circuito equivalente è una resistenza che ha conduttanza G, quindi resistenza R1 su G o conduttanza G, e dove la tensione applicata la chiamiamo V, e la V piccola e la corrente la chiamiamo I piccola. Quindi abbiamo trovato un circuito equivalente per questa
queste quantità piccole. Le quantità piccole che cosa sono? Si chiamano anche variazioni, nel senso che sono le variazioni della corrente e della tensione rispetto al punto di riposo. Quindi questo si chiama anche circuito per le variazioni, variazioni, o anche detto circuito circuito per il piccolo segnale, perché I e V sono anche, si chiamano anche il piccolo segnale perché? Perché sono piccole variazioni rispetto al punto di riposo. Chiaramente abbiamo fatto un'espansione al primo ordine, quindi vale quando ci si allontana poco dal punto di riposo. Quanto poco, diciamo, una cosa che non si valuta così qualitativamente, non va poco. Va bene? Ah, conosciamo la caratteristica del diodo, quindi si può andare a calcolare questa G. Basta tornare un attimo indietro, eh? Abbiamo questa, dobbiamo fare la derivata di rispetto a V, quindi insomma viene abbastanza semplice. Se faccio questa derivata, l'1 sparisce perché non dipende da V, e se faccio la derivata dell'esponenziale, viene fuori dall'esponenziale 1 su eta Vt, quindi viene IS diviso eta Vt per eala. Quindi torniamo avanti e vediamo che G è uguale a IS diviso eta Vt, che moltiplica E alla VQ su eta VT, perché la G è calcolata per V uguale a VQ. Vedete? Sì, questa qui assomiglia tanto a IQ perché il numeratore IS per l'esponenziale, tranne il termine 1 che si sottrae all'esponenziale, è esattamente la corrente nel diodo. Ora, quel termine 1 rispetto all'esponenziale, quando il diodo conduce, è completamente trascurabile, quindi io questa la posso scrivere IQ diviso eta VT. Questa chiaramente vale quando l'1 è trascurabile, cioè in polarizzazione diretta. Va bene. Oh, detto questo, possiamo prendere l'esercizio di prima e provare a fare il calcolo. Considerando, chiamiamolo qua, il circuito per il piccolo segnale. Allora abbiamo di nuovo diodo e resistenza. Questo è R, questo è V, questa è la corrente. Allora prendiamo gli stessi dati di prima numericamente, in modo che venga più semplice, cioè, possiamo venga più semplice fare il conto perché possiamo usare le cose che abbiamo già visto, no? Dunque RD uguale a 50 ohm, R grande uguale a 1 kilo ohm. Quindi questi sono i dati di prima. Adesso dobbiamo aggiungere VADT, la parte variabile, che è per esempio 0,1 volt per seno di omega t. Volt. Allora, la corrente IQ l'abbiamo già calcolata, 2,4 mA. Anche la VQ l'abbiamo già calcolata, era 0,120 volt. A questo punto possiamo andare a calcolare la parte dovuta a VA. Allora, come si fa? Scriviamo l'equazione al circuito prima. Vedete, perché si nota una cosa abbastanza semplice. Se io scrivo l'equazione al circuito, trovo VS. VS maiuscolo VS più VA, che è la tensione sul generatore, è uguale alla tensione a capi del diodo più R per I. D'accordo? Questa in pratica è l'equazione alla maglia, però la posso riscrivere in questo modo: VS più VA dt uguale a, al posto di V posso scrivere
vq più v piccolo. V piccolo sarà una funzione di t perché pari a va, quindi vale anche v piccolo. E poi al posto di r per i posso scrivere r che moltiplica iq, e questa è una parte costante, più r che moltiplica i piccolo di t. Allora, adesso qui succede una cosa utile, che è il fatto che vq e iq sono già soluzioni del sistema, quindi già vs è uguale a vq più rq, questo l'ho già calcolato prima. E quindi posso semplificare a sinistra e a destra i termini totalmente costanti e vedete che cosa mi rimane. Mi rimane un'equazione che deriva dall'equazione alla maglia, che lega soltanto le componenti di piccolo segnale. Quindi questa è l'equazione esterna per il piccolo segnale. Si chiama anche retta di carico per il piccolo segnale, perché vi ricordate, era retta di carico quella per la componente costante, no? Retta di carico per il piccolo segnale. Si chiama anche in alcuni casi retta di carico dinamica, perché è legata alle variazioni, no? Quindi si chiama, per differenza, si chiama retta di carico statica quella con le componenti costanti, e retta di carico dinamica quella per le variazioni. Quindi io vi uso tutti i nomi possibili, così non vi sorprende nulla. Allora, a questo punto posso disegnare il circuito equivalente, perché io ho anche l'altra espressione, I di t uguale a g per v di t. Questo è il modello equivalente per il piccolo segnale, l'ho trovato prima. Quindi è l'equazione interna questa, e facendo il sistema posso risolvere. Vua lo conosco, mi mancano V e D, ho due equazioni, due incognite. D'accordo? Quindi facciamolo. Chiaramente questo è un sistema, io posso trasformarlo in un circuito, perché cosa posso dire? Quell'espressione là può diventare questa, VA di T. Qui c'è il diodo che chiamo col suo circuito equivalente, quindi ha una conduttanza G. Questa è la tensione applicata sul diodo, questa è la corrente che passa nel diodo, che è anche la corrente che passa nella maglia. E questa qui è la R. Vedete, in pratica questo qui è il circuito equivalente di piccolo segnale, non solo del diodo, ma di tutto il circuito, no? Vedete, questo qui è equivalente a cosa? Equivalente all'equazione di prima. Vedete, perché in pratica qui vale VA uguale a V più R per I, è l'equazione alla maglia. E poi c'è I uguale a G per V, che è l'equazione interna del dispositivo. Va bene? Una volta scritto così, io posso chiaramente risolverlo e dico, va bene, allora G è uguale a VA diviso R, scusate, I uguale a VA diviso R più 1 su G. E quindi questo è uguale a 0,1 volt, no? Per seno di omega t, diviso diviso R, che è 1000 più 1 su G, quanto faceva? Bah, non mi ricordo, facciamo un calcolo di lato. G era uguale a I diviso eta vt, quindi era i valeva 1000
IQ valeva 2,4 per 10 a meno 3, giusto? Eta, facciamo che sia 1, non vi ho dato il numero, poniamo che sia 1, VT è 26 per 10 a meno 3. Quindi quando vado a fare questa divisione viene 0,09. 10 a meno 3, 10 a meno 3 va via, 2,4 è un po' meno di un decimo di 26. Quindi diciamo 0,09. 1 su G è 26 diviso 2,4 farà 1,1 ohm. Quindi insomma, praticamente trascurabile. E giustamente l'ordine di grandezza sono, no, scusate, 11 ohm, non 1,1, 11. 11 ohm, quindi questo è più 11, vabbè, non conta niente, questo viene 0,1 diviso 1000, diciamo 0,1 milliampere, quindi questo è 0,1 milliampere per seno di omega t. Va bene? E V è uguale a I su G, quindi è uguale a 11 ohm per 0,1 milliampere per seno di omega t, e quindi fa 11 per 0,1 fa 1,1 millivolt per seno di omega t. Va bene? Quindi a questo punto io posso concludere e scrivere la corrente totale. V è uguale a VQ più V piccolo di t. VQ è 0,612 volt più 1,1 per 10 alla meno 3 volt per seno di omega t. Questi sono volt. E invece I è uguale a IQ più IdT ed è uguale a 2,4 mA più 0,1 seno di omega t. E questi sono milliampere.